chi vuole intervenire? Ma a me, ecco, devo dire, non posso non rispondere. Prima, appunto, una notazione sul discorso dell'approccio industriale. Io credo che l'ABI ormai da decenni stia sottolineando il fatto che la banca è un'impresa. Allora, non credo che si possa continuare in questa duplicità di chiedere, appunto, un approccio industriale da un lato, e dall'altro invece continuare a chiedere una comoditizzazione completa del pagamento, come se un servizio di pagamento fosse un servizio pubblico. Allora, queste due cose non si possono sposare e non si sposano. Tant'è vero che nel resto d'Europa non si sposa un approccio del genere, e quindi nessuno si stupisce se il servizio bancario, quello che per noi è stata una rivoluzione della PSD, e cioè il semplice concetto che il servizio, ogni utente del servizio, sia esso individuo, impresa o pubblica amministrazione, paghi il servizio bancario e il servizio di pagamento, nel nostro paese è una grande novità, tant'è vero che la pubblica amministrazione ancora non li paga i servizi bancari, i servizi di tesoreria sono assolutamente gratuiti praticamente. E dall'altro, vorrei dire, l'altra cosa che trovo difficile conciliare è che da un lato si dica la SEPA è un grande processo di autoregolamentazione, facciamo la regulation perché c'è stato un fallimento di mercato. Secondo me l'unico fallimento è il fatto che i governi, e stamattina ne abbiamo avuta un'esperienza proprio molto tangibile, molto concreta a oggi, i governi non sono mai saliti sul treno del progetto SEPA in modo convinto, e purtroppo continuano a non farlo, ed è per questo che abbiamo le deroghe per alcuni paesi e per altri no, e così via. Quindi purtroppo anche queste due cose non riesco a sposarle.